Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Lo sapete, vero? Mario Chiesa è tornato in manette, è tornato in manette. Sapete, no? Il tintinnar di manette. È tornato in manette perché c'è il proverbio che dice che la volpe perde il pelo ma non il vizio, se non che ci sono di mezzo le mogli, perché nella storia d'Italia un giorno scriveranno gli storici, quelli che fanno i manuali di storia per le scuole medie inferiori, le scuole medie superiori, ci sarà un capitolo dedicato a Mani Pulite 1992. Non so quanti di voi erano nati nel 92, magari tanti eravate ancora bambini, bambini. Mario Chiesa, tutto nasce Tangentopoli, quell'enorme evento giudiziario che fece cadere un'intera classe politica, democristiana e socialista, cadde un'intera classe politica, nasce tutto con Mario Chiesa. E c'è di mezzo sua moglie, perché le mogli sono peggio del diavolo. Fanno bene, che sia chiaro, fanno bene, fanno peggio del diavolo. Ne sanno una più del diavolo. Che succede? Allora, Mario Chiesa voleva divorziare da sua moglie. Mario Chiesa, siamo nel 91, 91, 92, voleva divorziare da sua moglie. Però non si erano accordati, lui non voleva dare alla moglie le somme di denaro che la moglie richiedeva. Va bene? Quando c'è il divorzio ci si deve accordare sulle forme di mantenimento e via di seguito. E che fa Mario Chiesa? Dice: no, io più di tanto non ti do, dice alla moglie. La moglie che come tutte le mogli conosce i più intimi segreti del proprio marito, perché il marito è sempre un pulcinella nelle mani di una moglie ed è naturale che sia così. Perché ogni marito da piccolo è stato un pulcinella nelle mani della mamma. La mamma se l'è coccolato tutto. E alla mamma il bambino gli ha sempre raccontato tutto. Così il marito poi continua con questa storia che gli racconta tutto alle mogli. Fuori fa le marachelle il marito. E poi le racconta alle mogli, perché alle mogli si racconta tutto. Le mogli raccontano tutto ai preti nel confessionale. Non raccontano niente al marito, ma il marito invece non racconta niente al prete, ma racconta tutto alla moglie. La moglie che fa? Ah, dice: tu non mi vuoi dare quello che io ti chiedo? Bene, allora io dico al magistrato che vada a verificare sui tuoi conti correnti, sui soldi che hai lì, lì e lì. Che fa il magistrato? Il magistrato fa un'indagine sui possessi finanziari di questo Mario Chiesa, e si accorgono che Mario Chiesa ha quantità di denaro di gran lunga superiori a quelle che potevano derivare dalla sua attività di mi pare presidente del Pio Albergo Trivulzio, mi pare, vabbè. E dicono: ma come t'hai fatto tu a fare tutti questi soldi? Come hai fatto? Ed è costretto a confessare: ho preso le tangenti, prendo le tangenti. Però da lì, di tangente in tangente, i magistrati, che poi è come una catena di Sant'Antonio, arrivano sempre più in alto, sempre più in alto, sempre più in alto, e si rendono conto che l'intera classe politica democristiana e socialista è coinvolta nelle tangenti. Non è che adesso sia meglio, di allora, però allora l'operazione fece crollare un'intera classe politica, una classe politica che aveva governato l'Italia dal 45-46 sino ad allora. Si chiama la Prima Repubblica. E tutto perché? Sì, Di Pietro, Antonio Di Pietro e il pool Mani Pulite di Milano l'hanno gestita l'operazione, ma tutto nasce da una moglie.
Tutto nasce dalle rivelazioni fatte da una moglie al magistrato per colpa di Mario Chiesa, che non ha voluto soddisfare le legittime richieste della moglie dalla quale voleva divorziare. Io, cari, vi dico, la cosa migliore è che voi non vi sposiate come i preti cattolici. Se proprio dovete sposarvi, quando arriva il momento della separazione o del divorzio, date alla moglie quello che vi chiede in proporzione alle vostre possibilità, perché è meglio che pagate la moglie e i vostri figli magari, piuttosto che i soldi li spendiate con gli avvocati, magari anche rovinandovi la salute. Va bene, cari amici, Mario Chiesa e le mogli. Se Tangentopoli c'è stata, il merito è stato della moglie di Mario Chiesa. Va bene? E questo dovrebbe essere scritto nei libri di storia. Va bene? In modo che si conoscano i dolci risvolti del matrimonio monogamico patriarcale. A tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.